importante per l'Italia. Sono passati esattamente 100 anni, soprattutto perché aveva firmato un'alleanza con gli imperi centrali europei, convinti che l'Italia doveva combattere sul fronte contro l'Austria, sulle Alpi del Nord-Est, per sperare di ottenere i territori che erano ancora rimasti sotto l'impero austriaco, esattamente quelli di Trento e di Trieste e anche l'Istria, e completare così l'unificazione cominciata con il Risorgimento. Che cosa ricordo dell'inizio di questa guerra? Beh, niente, perché io non c'ero, però mia madre mi aveva insegnato una canzone, la canzone del Piave, che cominciava così. Il Piave mormorava calmo e placido al passaggio dei primi fanti il 24 maggio. Il Piave mormorava calmo e placido al passaggio. Thank you.